Ciao a tutte ragazze, eccomi qui nella nuova versione, ho tagliato i capelli come vedete, ho pensato fosse arrivato il momento di tagliarli perché erano arrivati ad una lunghezza davvero ingestibile, tra che in questi giorni fa un caldo tremendo, tra che non mi vedevo più, quando mi guardavo allo specchio erano davvero troppo lunghi e quindi ho detto approfitto di che cosa? Del fatto che il ciuffo finalmente è la prima volta nella mia vita che ho questo ciuffo qua lungo perché non sono mai riuscita a farlo crescere. Ho detto approfitto per fare un long bob e quindi sono andata dal mio parrucchiere e mi ha detto sì, non vedevamo l'ora perché anche loro, conoscendomi ormai da più di 10 anni, avevano sempre pensato a questo taglio per me. E quindi questo è un video, sarà un video un po' chiacchiericcio, sarà un vlog, anche perché in questi giorni sono davvero impegnatissima tra la gestione dei miei familiari e altri impegni. Non riesco a creare dei contenuti davvero approfonditi sugli argomenti che amo. Quindi datemi un po' di tempo per creare dei video ancora migliori, ancora più belli, perché ho notato che negli ultimi 2 video avevo fatto tutto molto di fretta e non mi piace sinceramente fare le cose così, quindi ho detto no, dai prossimi video in poi voglio approfondire ancora di più gli argomenti che amo e che noi tutti amiamo su questo canale. Nel frattempo ho detto, siccome avevo messo una foto su Instagram del mio nuovo taglio, ho detto, mi avete risposto in più di 300, insomma tantissimi messaggi, vediamo anche la mia community di YouTube, che poi è quella principale, no? Che ne pensate ragazze di questo taglio di capelli? Avreste preferito un po' più lunghi oppure un po' più corti? Il colore è il mio originale, quindi non ho fatto niente. Alcuni di voi mi avevano scritto nei video passati, Ele, ma forse dovresti un po' schiarirli, vabbè. Comunque al colore ancora non ci sto pensando, sinceramente. Anche perché io sono sempre stata dell'idea che madre natura vince sempre, anche se, devo dire la verità, avere un colore un po' più tridimensionale, sfaccettato, è sicuramente più bello, ecco. Mantenere comunque il proprio colore, però dare un po' di tridimensionalità. Forse in futuro farò qualcosina anche sul colore, magari sulle lunghezze. Ne approfitto, ragazze, per chiedervi idee per i prossimi video, per i video futuri. Cosa vorreste vedere? Di cosa soprattutto vorreste parlare? Volete trattare un argomento sempre inerente all'eleganza e alla classe? Oppure preferite qualcosa di più specifico? O ancora, qualche ragazza nei video scorsi mi ha chiesto se, siccome avevo fatto il video sulle borse iconiche nel tempo, mi aveva chiesto se potevo fare le scarpe iconiche che comunque sono sempre andate di moda nel tempo. Ecco, ho bisogno di un po' di idee da parte vostra, anche perché sul canale i video sono davvero tantissimi e non vorrei perdere di originalità o diventare troppo scontata. Questa attività di YouTuber è davvero gratificante, però sono sicura che comprenderete che richiede davvero tantissimo impegno, soprattutto nella ricerca dei contenuti. Ecco, non è facile essere sempre originali e interessanti, quindi aspetto diversi spunti qui da voi e voi siete la vera fonte, ecco, della mia ispirazione, perché proprio grazie al raffronto con voi che siete la mia community riesco sia a crescere a livello personale grazie ai vostri pensieri, al vostro punto di vista. Ecco, lo psicologo Jung diceva sempre, un mio amico mi ha detto qualcosa di me che io non conoscevo, ecco, ma anche un conoscente, non per forza deve essere un amico carissimo, quindi a maggior ragione credo che la community sia davvero utile per noi creativi e viceversa, è uno scambio. Quindi ragazze, io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui, fatemi assolutamente sapere cosa ne pensate di questo taglio, di questo long bob un po' mosso. Ecco, il mio cruccio adesso è, perché adesso sono stata dal parrucchiere, quando laverò i capelli, che siccome io ho dei capelli crespissimi, riuscirò a fare la piega come me l'ha fatta il parrucchiere? Punto di domanda! Staremo a vedere. Va bene ragazze, allora io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video mercoledì. Ciao!